Ora per cucire questa che è l'ultima parte della sacca, dobbiamo rovesciare completamente la nostra borsa. Abbiamo già fissato con uno spillo la nostra spallina e ora possiamo cominciare a chiudere la borsa. Prendiamo come prima la nostra parte centrale, la blocchiamo dove abbiamo fatto le nostre cuciture. La inseriamo sotto la macchina con il punto tagliacuci, che è quello più resistente. Andiamo a cucire quel che è l'ultima parte della borsa, perché ora ci mancano solo le spalline. Allora, togliamo tutto quello che può essere in mezzo, perché la cucitura deve essere dritta. Mettiamo bene in ordine e partiamo con la nostra cucitura. Mi raccomando, sempre lentamente nei punti più grossi. Prendiamo la nostra spallina blocca. Ok, continuiamo a cucire con i punti tagliacuci fino alla fine della nostra borsa. Tanto la fodera è già stata attaccata, la cerniera è già stata attaccata, ci manca solo l'altro lato ed infine la rimanente spallina. Poi ovviamente bisogna chiuderla questa borsa. Ok, ci siamo. E il primo lato è quasi finito. Io per ora ho cucito e basta, ma ricordatevi alla fine della borsa di tagliare tutti i tessuti in più e i fili sporgenti ovviamente. In questo modo sarà più completa e più bella. Non lasciate fili, non lasciate bordini, perché rovinereste l'estetica della nostra borsa. Anche perché dopo tutta la fatica che abbiamo fatto per realizzarla, sarebbe un peccato riuscisse brutta solamente per dei fili sporgenti. Qua e la nostra borsa è quasi completata. Ok, ora andiamo a prendere l'altro lato, nel quale però non troveremo la spallina. Qui ho trovato un ago, però eccolo. Ok, prendiamo l'altro lato, partiamo dal centro come prima e cuciamo la nostra borsa sempre con lo stesso punto, mi raccomando, e andiamo via. Ci manca una spallina e la chiusura e abbiamo terminato la nostra borsa, che io ci ho messo del tempo perché ne ho avuto veramente poco per realizzare, ma in verità in un paio di giorni l'avreste realizzata alla fine. Poi quel che mi dispiace è che non ho potuto seguirvi per tante ragioni. Comunque, come ho sempre detto in tutti i video che ho fatto, nel caso in cui trovaste delle difficoltà
oppure delle complicazioni o qualcosa non vi fosse stato chiaro, contattatemi pure, io sono a vostra disposizione, anche se magari non rispondo subitissimo, ma rispondo, questo è sicuro. E se vi è piaciuta o vi piacerà questa borsa, iscrivetevi, che con il tempo realizzeremo altre cose. Oppure, se avete il desiderio di realizzare altri lavori e volete farlo con me, iscrivetevi e scrivetemi e realizzeremo insieme tutto quello che è possibile spiegarvi. Magari non sarò una campionessa nelle spiegazioni, ma almeno ci metto la buona volontà. E spero che stiate facendo il tempo. Allora, ci siamo quasi. Abbiamo quasi completato anche questa parte della borsa. Ok, ultima cucitura. Vediamo qual è il risultato. Vediamo un po'. Giriamo la nostra borsa. Ah, dimenticavo. Se vi sembra troppo grande e la volete più piccola, basta ridurre le dimensioni. Non è che ci voglia molto. Togliamo lo spillo che non ci serve più. E questa è un attimo che la raddrizzo tutta, la nostra borsa originalissima, molto particolare e molto ampia, oserei, perlomeno a me piacciono le borse grandi, anche perché non so a voi, ma io ci metto un sacco di cose, c'ho i biscottini per Lizzy, la bottiglia dell'acqua di Lizzy, un sacco di cose. Allora, che per forza sanno chi è Lizzy. Lizzy è mio cane, ma era, si capiva, sì. I biscotti per Lizzy. Di solito chiami a me Lizzy, era possibile che fosse per me. Smettila. Ecco qua, abbiamo quasi terminato, la spallina è qua. Ultime cuciture e abbiamo finito la nostra borsa. Dov'è la cerniera? Me l'hanno rubata. Eccola sì. Qua. Per far vedere che... Non so se sta un pazzo. Lo spazio è comodo. Abbiamo una cerniera interna. Dove mettere il cellulare, surprise, il portafoglio. E nessuno ovviamente può essere consapevole. Un'altra cerniera ce l'abbiamo all'esterno, scusate, c'è la mamma, riesce ad aprirla, e di spazio ce n'è a volontà, e in più abbiamo la cerniera principale che è questa, ampia, comoda, e ora vediamo di terminare la nostra borsa. Sto guardando come sei rovescio. Ok, va bene, non importa, poi sistemo. Allora, abbiamo quasi finito. Che bella borsona, che bella borsona. Quello che in più lo tagliamo. Passi a forbice? No. Intanto loro. Attaccare l'ultima parte della nostra borsa. Prendiamo il cappuccetto che abbiamo realizzato prima.
Lasciamo nella parte posteriore alla spallina e andiamo ad inserire, per poter cucire meglio, blocchiamo sopra, appena sopra la cerniera, il nostro cappuccetto nella parte centrale. Lo blocchiamo con uno spillo e lo bloccheremo anche dall'altra parte, sempre nel centro dove c'è la cucitura, nel centro dei due bordi. Prendiamo lo spillo, mettiamo nella misura giusta, eccolo qua, e lo blocchiamo al centro della cucitura, così. Ok, ora possiamo andare con il primo bordo. Cerchiamo di metterlo nella posizione corretta, diamo ben dritta la cerniera, puntiamo. No. Puntiamo bene il nostro ago. Aspetta. Però non lo possono vedere da là. Appunto? No. Alzati e vieni dietro un minuto. Ok. Puntiamo ben dritto il nostro cappuccetto, blocchiamo e prendiamo le misure. Allora, vi spiego come l'ho progettata io. Qui risulterà largo. Perciò man mano che andremo avanti dovremo arricciare un po' per arrivare a questa cucitura dritta. Perciò arricceremo un po' il nostro bordo, eccolo qua. Aspettate che deve essere dritto, altrimenti non ce la facciamo. Eccolo qua. E partiamo lentamente, facendo sempre un punto indietro, ok? Un puntino indietro e poi ripartiamo in avanti. Tenete ben aperto, attenzione a non cucire anche dietro, ok? Arricciamo leggermente la nostra borsa man mano che andiamo avanti. In questo modo guadagneremo dello spazio. Qua. Guardate sempre che sia dritto e avanzate lentamente. Vediamo un po', qui si è arricciato. Arricciamo piano piano, poco per volta. Man mano che andiamo avanti, continuiamo ad arricciare. Hai finito? Capisco che per te sia una noia. Ok. Andiamo su sempre, controlliamo sempre la cucitura e proseguiamo arricciando un pochino la nostra borsa. Più leggermente, man mano che andiamo avanti. Solo non che so magari la cucina fa buio. Poi la illumino io subito. Ci siamo quasi, un po' di arricciatura ancora. Aspetta mamma, devo mettere in pausa, aspetta. Sì, ok, proseguiremo la nostra cucitura sempre arricciando un pochino in modo da guadagnare lo spazio e far arrivare giusto con la parte centrale della nostra cucitura. Ecco qua.
scusate, non riesco a prenderlo. Ok. Ecco qua. La nostra prima parte è stata cucita. Ora... Andi là. La nostra prima parte è stata cucita. Ora dobbiamo fare la stessa identica cosa dalla parte opposta. Perciò prenderemo ops. Ok, e arricceremo sempre mantenendo la stessa posizione. Perciò andremo avanti. Lentamente, non abbiate fretta, i lavori non si fanno mai in fretta. Resistete, siamo quasi alla fine. E presto avremo la nostra nuova borsa. Eccola qua. Togliamo gli spilli dove non ci servono più. Perdonatemi, ma altrimenti io mi pongo. Ok, ci siamo quasi quasi. Ancora qualche arricciatura. Ecco qua. E proseguiamo. Abbiamo, arricciamo ancora, ok, blocchiamo con uno spillo in questo punto, così sappiamo dove dobbiamo arrivare. Se riesco a prendere lo spillo, ok, ce l'ho fatta. Questo è il punto dove dobbiamo terminare, perciò eccolo qua. Ci siamo, ok, l'ho fissato. Ora arricciamo sempre con lo stesso sistema, non cambia nulla per tutto il tragitto del nostro cappuccetto. Manteniamo la stessa altezza. Ottia non vedono un tubo, te lo garantisco. Vuoi questo vizio di girare i video? Ma tanto non si vede, c'è buio, mamma. Non si vede, ci sono le tue mani e c'è la... Vieni di là, no? E lui si vede lo stesso, c'è sempre la macchina da cucire, okay. E le tue mani. Ok. Cioè, non cambia niente. Chiediglielo. Spero vediate, comunque cercherò di schiarire appena pubblico su YouTube. Commentate. Commentate, non si è visto niente. No, sono riuscita a vedere. Beh, comunque la ricettura iniziale l'avete vista, è sempre uguale, non cambia nulla. Siamo quasi alla fine, ultimi tratti e abbiamo finito. Resistete che ci siamo, ancora pochino pochino, fuoco, focherello. Sì, lui se ne nascondino adesso. Sì. Ancora un tratto. E vediamo un po' cosa abbiamo combinato. Fuori,
Yupi. Ho messo uno di qua, uno di qua. Eccoci. Perché forse se la indosso è meglio. Vediamo la luce. Girati di più. No, no, girati di meno. Girati di più. Di meno. Ecco. Ecco. La goccia è finita. Adesso non vi resta che tagliare tutti i fili che abbiamo lasciato nel corso. La borsa finita, ovviamente riempita, fa un altro effetto. Spero vi sia piaciuta. Con tutto il cuore. E adesso tocca a voi dirmi cosa ne pensate, se volete farne altre, se avete altre idee, cosa intendete fare, se avete consigli, qualsiasi cosa, io sono qui. Il lavoro finalmente l'abbiamo terminato. La borsa nuova ce l'abbiamo ed è molto ampia come piace a me. Non lo so, io ho visto poca gente con la borsa piccola, poi è una questione di gusto, ma a me piace, spero piace anche a voi. Non si vede. Con questo bene. Non si vede? No, si vede, ma non tanto. Ecco, meglio. Con questo vi auguro una buona giornata e spero che sia stata una bella esperienza. Iscrivetevi, sì, se vi sono piaciuta, e scrivete un messaggio, anche solo per dirmi ciao. Buona giornata a tutti.